Buongiorno, buonasera, io sono Elena ed oggi capiremo come supportare le enormi maniche che furono il top della moda negli anni 90 dell'Ottocento. C'erano le maniche a prosciutto, le mutton sleeves, quelle a pallone. Il fine è quello di sostenerle e ci si può arrivare in diversi modi. Quello che vi mostrerò nella prima parte di questo video è descritto nel settimanale La Moda Illustrata del 5 settembre 1895. Sarà un esperimento storico che mi servirà come base per poi farvi vedere diverse varianti. Sì, sarò almeno decente nelle spiegazioni, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, condividete queste informazioni. Se avete dubbi non esitate a chiedere perché siamo tutti qua per imparare. E iniziamo! I materiali principali che serviranno per questo progetto sono della mussolina di cotone, del filo d'acciaio armonico, io l'ho trovato da 0,8 mm, ma andrà benissimo anche da 1 mm, una lima, tronchesino, pinza con punta conica e della fettuccia di cotone da 2 cm, se l'avete da 3 va bene, da mezzo centimetro va bene lo stesso. Leggiamo l'articolo originale. Le maniche, pur conservando una smisurata ampiezza, sono diventate molto più graziose, semplicemente perché si è rinunciato a foderarle in pieno, sia con crine sia con una stoffa apprettata. Attenzione che qui arriva la vera e propria parte dove ci spiega cosa fare. Non spaventatevi, è più facile farlo che dirlo. Ci si limita a porre in alto, per sostenerle, un volante di mussolina tagliato su modello e messo in doppio. Alto 15 cm nel mezzo e diminuito sui lati fino a concorrenza di 6 cm. Questo volante si arresta davanti e di dietro fino all'incavatura dell'imboccatura, senza passare sotto il braccio. L'alto è preso nella montatura della manica. Siccome la mussolina non tarderebbe ad ammollarsi e cascare, si pongono sull'orlo tre ranghi di cerchietti, cucendoli tra le due mussoline. Dopo si dispongono in senso inverso, vale a dire nell'altezza del volante, sei piccoli pezzi di cerchietto che si irradiano nell'avvicinarsi verso la parte superiore. Iniziamo a prendere le misure. Mani, misuriamo quello che io chiamo giro spalla, non so se sia la definizione corretta, comunque è il giro manica meno tutta la parte dell'ascella. Ora che abbiamo questa misura, prendiamo un foglio, lo pieghiamo a metà e riportiamo la metà della misura che avete preso. La mia misura è 32, quindi riporto 16. Misuriamo 15 cm per il nostro centro e a lato 6 cm. Uniamo questi due punti con un arco e tagliamo il nostro cartamodello. Mi raccomando, fate un arco, non una freccia. Prendiamo il nostro cartamodello. Lo mettiamo su due strati di mussolina e tagliamo. Per avere una finitura più pulita, stiriamo verso l'interno mezzo centimetro per ogni lato, alto 6 centimetri, e cuciamo il nostro arco sempre ad una distanza di mezzo centimetro. Io uso un colore a contrasto per farvi vedere le cuciture, voi usate il colore che preferite. Risvoltiamo e stiriamo. Ed ecco che abbiamo la nostra base di mussolina. Ora facciamo le tre canaline lungo l'orlo dell'arco. Le ho fatte larghe circa 2,5 mm, calcolate che ci deve passare il filo d'acciaio. Ai lati facciamo una cucitura per chiudere i due strati di mussolina, fermandoci prima delle tre canaline dell'orlo. E se state pensando che tanto nessuno vedrà questa struttura, tagliate i due strati di mussolina con una forbice a zigzag o a cappettine, fate le tre canaline e via. Dopodiché facciamo 6 canaline per inserire 6 pezzetti di cerchietto. Io ho lasciato 8 cm per lato ed ho diviso per 5 la misura rimanente. Ho diviso per 5 anche la misura dell'arco ed ho unito i punti creando una raggiera. Ora occupiamoci dei vari cerchi e cerchietti. Ho riletto l'articolo almeno un centinaio di volte e ho fatto diverse prove. Sono giunta alla conclusione che per cerchietti intende dei cerchi di acciaio armonico. All'epoca veniva usato anche per fare i cappelli ed è resistente ed elastico.
I tre cerchi che passeranno nelle canaline dell'orlo dovranno essere lunghi quanto l'arco, più la misura sufficiente a chiuderli sotto il braccio all'imboccatura della manica. Io per praticità, per trovare la misura giusta, ho spillato la base che abbiamo fatto in corrispondenza dell'imboccatura ed ho inserito il filo d'acciaio. Siate abbondanti di circa 5 cm perché ci servirà per la chiusura che vedremo tra poco. Per trovare la misura dei pezzi di cerchietto lasciate un centimetro come margine di cucitura sul lato che andrà attaccato all'imboccatura delle maniche e misurate le canaline. Dobbiamo inserire tutti i cerchietti, ma prima di farlo smussiamo un po' le punte in modo da renderle più scorrevoli. Ed ora come chiudiamo i nostri cerchi? La soluzione migliore che ho trovato, ma non è detto che sia la soluzione migliore, Se avete altre idee fatemelo sapere. Comunque dicevo, io ho pensato di fare degli anellini, cucirli tra loro, sovrapporre le due estremità per circa 2 cm, 2,5 cm, e con una fettuccia fermare il tutto. Prima cucio gli anellini alla fettuccia e poi senza pietà giro il filo più volte. Con questo metodo ho visto che non si muove più niente ed è tutto solido. Non sarà il massimo dell'eleganza, ma funziona. So che sembra complicato, ma abbiamo già finito. Quasi. Da qui dobbiamo solo unire la mostolina all'imboccatura della manica, tenendo presente che la fine dei cerchietti dovrà essere sotto il braccio. Se volete usare questa struttura per diversi corpetti o semplicemente volete avere la possibilità di lavare il corpetto, vi consiglio di attaccare la struttura a mano con punti larghi. E voilà! Questa leggera armatura lascia alla manica tutta la sua morbidezza, alle pieghe tutta la loro arrendevolezza. Confermo, è leggerissima, potrebbe sorreggere un elefante, è un po' Lady Gaga, però ha 3 difetti. Il primo è che se spinti i pezzetti di cerchietto tendono a bucare la mostolina e ad uscire. Forse non ci sarebbe il problema usando un filo più spesso, ma a quel punto la struttura sarebbe un po' pesante secondo me. Il secondo è che i pezzi di cerchietto si girano, non rimangono su, e ciò mi rende molto perplessa. L'unico modo di farli stare su sarebbe mettere un solo cerchietto sull'orlo e gli altri due sfalsati. Oppure mantenere i 3 cerchi sull'orlo, ma aggiungerne comunque almeno uno nel mezzo come sostegno. Il terzo difetto dipende un po' anche dalla stoffa che usate. Se usate ad esempio del taffeta di seta e qualcuno vi si avvicina, la manica perde completamente la forma. E quindi cosa facciamo? Possiamo tenere come riferimento la struttura fatta ed aggiungiamo 1 o 2 cerchi rivestiti. Perché rivestirli? Perché sennò il filo tenderebbe a scivolare nella fettuccia e magari potrebbe deformare la forma della manica, e anche no. Mi raccomando, il diametro di questi cerchi non deve assolutamente essere quello delle maniche, deve essere inferiore perché la sottostruttura non si deve notare e dobbiamo lasciare comunque agio alle pieghe. Prendiamo delle fettucce e uniamo questi cerchietti alla nostra struttura. Ora, non dico che potreste pogare, ma quasi. Ma è una variante un po' più rapida? Per fare una variante più rapida basta non tener conto della struttura dell'articolo. Rivestite 2 o 3 cerchi facendo sempre attenzione che non siano troppo grandi, uniteli con le fettucce e attaccate le fettucce all'imboccatura della manica. Ed ora affrontiamo l'argomento cerchi fatti con le stecche di plastica. Il principio è sempre quello, cosa cambia? Fino ad ora abbiamo lavorato con materiali bene o male reperibili all'epoca. Se non vi interessa questo aspetto e avete a casa le stecche di plastica, fate i cerchi con le stecche di plastica. Funzionano, non dovete per forza rivestire la plastica perché basta forarla per fermare la fettuccia. Bisogna però sottolineare che, anche se non sembra, l'acciaio temprato sostiene molto di più dei cerchi di plastica. E quindi che struttura scelgo?
Diciamo che secondo me molto dipende dalla forma delle vostre maniche e dal tessuto che volete usare. Se le vostre maniche si proiettano a lato e usate una stoffa leggera, le stecche di plastica possono andare bene. E se volete potete trovare delle strutture già confezionate dalla meravigliosa Elizabeth, che ha un negozio Etsy e vi lascio il link qua sotto. Se le vostre maniche si proiettano verso l'alto, ma si stringono molto andando verso il gomito, evitate di mettere altri cerchi. Va benissimo sorreggerle solo verso l'alto. Se le vostre maniche si proiettano verso l'alto, oppure sono fatte di una stoffa pesante, come ad esempio il velluto, oppure meglio ancora, si proiettano verso l'alto e sono fatte di una stoffa pesante come il velluto, usate l'acciaio temprato. Oppure potete creare una struttura come quella di Adelaide, che tra l'altro ricorda molto quella di un originale. Lei ha usato le stecche di plastica messe a sandwich con le fettucce di cotone e secondo me anche una struttura del genere può sorreggere delle maniche pesanti. A tutte queste strutture potete poi aggiungere dei volant di garza e renderle più piene, diciamo, per sostenere ancora di più. Insomma, sperimentate e divertitevi nel farlo. Ed anche se ho passato un intero video dicendovi che la struttura non si deve vedere, deve essere discreta, deve essere una cosa che sostiene, ma non si deve assolutamente vedere, sappiate che esiste almeno un'eccezione. E quella manica flosciata è così rincuorante. Questo è il mio primo tutorial e anche se l'argomento è vasto e forse un po' complicato, spero vi sia utile. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!